Ciao a tutti ragazzi, sotto questo sole esageratamente caldo, io e Piccettino vi portiamo in un albo ancora più caldo, ovvero Tex Willer numero 43, I Cavalieri del Cerchio d'Oro. È uscito in edicole il 19 maggio 2022, 66 pagine in bianco e nero, al prezzo di 3,50€. Ragazzi, tanta roba. Partiamo subito, Maurizio Dotti, senza se e senza ma, copertina che da sola vale il prezzo del biglietto. Tex, guardingo, che indaga, che si nasconde, che è in fase investigativa, se vogliamo metterla così, no? È nascosto. Nascosto a ascoltare, a sventare, a capire chi sono questi bizzarri personaggi, davvero. Menzione d'onore in questa copertina va a quest'ombra minacciosa, mi piace tantissimo. Questa è una delle cose che mi è piaciuta di più, no? Personaggio con le candele, poi pa, questa ombra minacciosa dietro. Figo da morire, bella. Cioè io non ho altro da dire, bella. Chi saranno? Cosa vogliono? Che motivazioni? Lo scopriremo all'interno dell'albo. Ma già ti viene voglia di aprirlo questo albo, perché dà un senso quasi di spy story. Mi piace perché è un Tex Willer che si muove in qualcosa di un po' meno western, se vogliamo vederla così, niente indiani, cowboy, eccetera, ma una cospirazione, una setta, qualcosa di bello, ecco. E Maurizio Dotti in questa immagine racchiude tutto questo, perciò per me è una copertina fantastica, nulla da dire, veramente bella, bella, bella. E la prossima ancora più bella, qui ogni mese si va a migliorare. Entriamo poi nelle puntate precedenti, in cui vediamo l'elenco degli arretrati, vediamo il riassunto, perché sapete, Tex Willer, il riassunto, oltre al fatto che questo è un capitolo centrale di una saga lunga, ha sempre bisogno un po' di ricontestualizzare il tutto, quindi ci sta sempre bene. Qua secondo me è un po' un doppione col QR code dell'elenco, ma vabbè, tant'è, non ruba ancora spazio. Comunque questa è la parte di servizio per chi entra per la prima volta, per chi vuole il recap di che cosa stiamo leggendo, quindi questa è un'ottima pagina. Frontespizio sempre interessante, e ai noi ci viene mangiato lo spazio del Wanted per l'appello di Davide Bonelli, che bah, onestamente, allora mi girano perché Wanted è sempre uno dei redazionali che leggo con più piacere di tutto il parco testate Bonelli. Me lo trovo segato via per quella roba qua, che a questo punto avrei portato qui, avrei messo questo redazionale qui, avrei fatto un Wanted un po' più corto con al suo interno un riassuntino un po' più breve, quindi magari un quadratino, un po' come capita con Nathan Never, no? Che c'è il quadratino sotto. Ecco, avrei fatto qualcosa del genere piuttosto che immolare l'intero redazionale di Tex Willer per questo. Sinceramente non mi è piaciuta, ecco. Avevo già detto che ci sono testate cui non hanno sacrificato redazionale, tipo... Oddio, devo guardarci un attimo, ma sono sicuro che ce ne sono. Forse Tex e Zagor non hanno sacrificato redazionale, mentre altre come Martin Mysterio o Tex Willer sì. E questa cosa mi dà un po' fastidio, ecco. Quindi niente redazionali, andiamo direttamente in fondo, chiudiamo l'albo, vediamo pubblicità del nuovo speciale, ragazzi, specialone dedicato a Mephisto e Lily, perché questa qua è Lily, magari così la riconoscete meglio. Comunque speciale che mi attira tantissimo e non vedo di metterci sulle mani, ma tanto l'11 giugno non è lontanissimo. E poi pubblicità in quarta di copertina, dove deve sempre stare, del nuovo Tex che dovrà arrivare. Quindi attenzione ragazzi, ora entriamo nella storia. I disegni di Bruno Brindisi, io che vi devo dire, che non vi ho già detto nelle recensioni passate. Brindisi fantastico, cupo nelle atmosfere buie, simpatico alcune scenette con Pedro, molto interessanti, bello anche il fatto che sia un po' costretto a cambiare i canoni di Tex, nel senso che vediamo un Tex più propenso al, come posso definirlo, al travestirsi, al cambiare, a cercare di entrare a scoprire, allo stesso anche Pedro si travestirà in maniera molto simpatica per aiutare Tex. Insomma, abbiamo un po' questi piccoli cambi, abbiamo un'atmosfera che è un po' diversa dal solito, perché non parliamo del Tex sparatore in mezzo alla brughiera, in mezzo alla prateria, eccetera. Troviamo invece un Tex un po' più indagatore, un po' più quasi agente segreto. Infatti un albo che sarà nominato, una saga che è nominata, è quella di Pinkerton Lady, dove abbiamo avuto a che fare con gli agenti della Pinkerton. Vi consiglio di recuperarla.
E ragazzi, bella, bella davvero. I disegni sono fantastici proprio perché c'è tutto questo. Ovviamente abbiamo anche atmosfere western pure, in cui abbiamo però la parte più dedicata a Cortina, Juan Cortina e i suoi uomini, quindi abbiamo anche una sparatoria sotto il diluvio, abbiamo gli indiani, insomma, abbiamo un po' tutte queste sfaccettature che Bruno Brindisi riesce in qualunque momento, mirabolanti scene sotto la pioggia, davvero complimenti a Brindisi, comunque Bruno Brindisi riesce in questo modo a darci una visione completa, bella e interessante. Ragazzi, Bruno Brindisi, garanzia ed è veramente garanzia. Albo che va assolutamente sfogliato. I miei complimenti a Bruno Brindisi. E Mauro Boselli invece prosegue le sue doppie trame. Cosa intendo per doppie trame? Lato Tex Pedro, quindi abbiamo Tex che su richiesta di aiuto di Juan Cortina è partito a indagare sull'assassinio di Jim Callahan, che è un grande ranger, amico di entrambi. Insomma, vi invito a leggere le prime due puntate o il riassuntone qua per capire meglio. E questa indagine porta Tex a muoversi un po' come un agente della Pinkerton, no? Quindi farà l'appostamento, userà già i suoi metodi schiaffazzi, però di base sarà più guardingo, più ragionato, meno irruento, per poi piano piano costruire, capire ed arrivare a vedere una cospirazione enorme che coinvolge anche politici, sarà un senatore, alcuni ranger. Insomma, questa ricerca di verità su quell'assassinio sta portando invece una situazione di cospirazione, di svelare un qualcosa che va al di là della semplice morte di un ranger, per quanto fosse un grande ranger e tutto. E Tex sta facendo questa scoperta, sta entrando a scoprire questo cavaliere del cerchio d'oro, questa setta di cospiratori. E vedremo come questa cosa si collega all'altro troncone, ovvero Juan Cortina. Juan Cortina si è trovato con Milton Faver, che oggi è prigioniero volontario. Milton Faver è un amico di infanzia di Tex, ma anche di Cortina. Ed era lì a fare da mediatore, a portare una proposta di Washington. In realtà le cose sono cambiate perché il modo di Cortina è diventato, diciamo, un po' più, passatemi il termine, violento, quindi ha fatto delle azioni che adesso hanno delle conseguenze. In tutte queste conseguenze vediamo poi la situazione delle vendette sul battello che è stato rubato, che è anche il motivo per la quale oggi Faver è volontariamente prigioniero di Cortina. Quindi c'è una situazione abbastanza spinosa, una bella polveriera pronta ad esplodere. Vedremo anche il lato più umano di Cortina col discorso di Cabrera, che è Tomás Cabrera, che è uno dei suoi migliori amici, che non farà ritorno da una missione, ma non sarà morto. Non vi dico altro perché sicuramente ci saranno degli sviluppi su questa cosa. E queste due, diciamo, entità, questi due filoni sembrano destinati ad unirsi proprio perché Tex ha scoperto queste cose su questi cavalieri del Cerchio d'Oro. Quindi davvero il nostro Mauro Boselli unisce quasi una spy story, per modo di dire, anche se nel mondo texiano la spy story comunque finisce a sganassoni in faccia a pistolettate, come potete vedere, però la unisce molto bene e costruisce una trama intrigante, una trama che è molto più articolata di quello che sembra ed è molto più, diciamo, ad ampissimo respiro. Quindi mi piace tantissimo, modo di fare fantastico, mischia anche personaggi storici come l'amico di David Crockett, di cui adesso mi ricordo il nome, scusate, che lo vedremo con i Cavalieri del Cerchio d'Oro, mischia anche la realtà storica nord-sud, la guerra tra nord e sud, gli schiavisti, i generali da una parte, il generale Grant dall'altra, insomma, storia americana. Ecco, tutto questo è shakerato qui dentro. Perciò i miei complimenti a Mauro Boselli che ci dà un terzo capitolo, sì, questa è una storia ad ampio raggio, questo è il suo terzo capitolo, davvero intrigante e interessante, in cui cominciamo a vedere quei tasselli che uniscono dei filoni e che ci stanno portando probabilmente a una conclusione comune. Non lo so. So solo che sono molto curioso e molto intrigato di provare a leggerla. Ovviamente, nuovo lettore, puoi comprarla, puoi provare a leggerla, ovviamente ti serviranno molto questo supporto e entri a giochi in sviluppo. Quindi è una bella storia, sicuramente ti intriga, però forse qualche puntata ti potrebbe mancare. Mio consiglio è te la compri lo stesso e ti recuperi anche gli altri due, oppure aspetti oppure vai in libreria e ti compri un volumone di quelli cartonati che raccoglie un'intera saga di Tex Willer, così dai un'idea di quello che trovi.
Come prezzo, però, il biglietto d'ingresso ne vale la pena, perché per 3,50 euro, anche se è un capitolo centrale, diciamo, di una saga un po' più lunga, ci starebbe comunque. Insomma, lettura estiva per tutti, magari meglio se si è seguita dall'inizio, ma comunque assolutamente gradevole. Mauro Boselli e Tex sono sicuramente un binomio indissolubile, e questo volume ne è l'ennesima prova.